Sacro e diritto, sembra un titolo quasi comprensibile anche per noi comuni mortali. Il titolo è apparentemente facile, forse anche sostanzialmente facile, perché col titolo ho voluto solo indicare, non solo agli addetti del lavoro, ma a qualsiasi curioso, a qualsiasi lettore attento, la chiave per leggere i messaggi che questo libro contiene. Nella prima parte tratto solo del diritto della Chiesa cattolica. Sì. E il messaggio è che nella Chiesa cattolica sacro e diritto sono interagenti per il bene dell'uomo. E qui evidentemente la sostanza di quello che dico è da attribuire non tanto a me, ma ai miei due grandi maestri, il Vescovo Eugenio Corecco e San Giovanni Paolo II. La seconda parte invece è rivolta molto di più al mondo laico, per far capire che se vogliamo salvare gli elementi fondamentali delle nostre democrazie, non possiamo censurare il sacro o metterlo solo nel ridicolo, ma è un elemento fondamentale. Per esempio, la distinzione fra ciò che è temporale per la vita di tutti, atti neonati, religiosi, non religiosi, non credenti, eccetera, e per quelli che sono, no? La distinzione fra il temporale e lo spirituale è fondamentale ed è un regalo grandissimo che il cristianesimo ha fatto soprattutto all'Europa, no? Ma così anche l'uguaglianza radicale dell'uomo e della donna di fronte al destino ultimo di ognuno di noi è anche quello un regalo che ci viene dalla tradizione cristiana. Ecco, quindi sia nella prima che nella seconda parte voglio rendere attento il lettore il momento a eliminare il sacro come qualcosa di antiquato che andava bene per i nostri bisogni, non va bene più per noi che siamo uomini e donne del mondo moderno. No, il sacro è quella realtà che ci può far meglio capire il profano e quindi come le leggi possono essere giuste per il bene comune di una società e per il bene di ogni persona. Che relazione c'è fra questo impianto e il continuo richiamo che abbiamo avuto con Benedetto XVI del rapporto fra ragione e fede? Beh, allora da bravo svizzero inizierò nel citare un grandissimo teologo del secolo scorso, non cattolico, protestante, di Basilea, Karl Barth, che a un dato momento scrive una preghiera e dice: Signore, ti ringrazio, no, di non avermi fatto religioso, ma di avermi dato la fede. Sembra paradossale, ma il cristianesimo, e ha ragione Barth, nella sua sostanza non è una religione. È l'affermarsi di un avvenimento, Dio che si è fatto uomo, che solo la fede può riconoscere, ma la fede come un'intelligenza più profonda di quello che è la realtà. Quindi una fede autentica, o se vogliamo dire per farci capire a tutti, una religione autentica non può se non coniugarsi sempre e con la ragione e con l'amore. Per cui quando ci sono dei fatti, per usare un francesismo, eclatanti, che fanno vedere, ma no, ma qui stiamo dando i numeri, è perché quella fede non è stata coniugata bene e con la ragione e con l'amore di, no? Il Vangelo dice tu non bisogna amare anche i nemici.